Cari amici, sono Pai. Oggi continuiamo il nostro dialogo di calcio con il grande Nippon Appi che allena i ragazzi cinesi in Cina. Questa volta chiediamo al mister, visto che ha guidato la sua squadra a partecipare ad un campionato giovanile cinese in cui ha conseguito anche ottimi risultati, come considera l'organizzazione del campionato giovanile di calcio della Cina? Ciao, sono Marco Nappi. Oggi vi voglio raccontare un po' la mia esperienza e sul fatto del nostro campionato, come si svolge il campionato in Cina. In Cina è diverso dal nostro campionato italiano. Perché? Perché le distanze che ci sono in Cina sono molto molto elevate. Per andare in una città ci vogliono veramente tantissime ore di treno, addirittura ad alta velocità. E allora la federazione intelligentemente ha organizzato queste fasi di qualificazione. In poche parole, noi insieme a altre 10-12 squadre andiamo ad effettuare un pseudo torneo che ci permette di qualificarci per la fase successiva. Sono 3 o 4 fasi dove poi le prime due vengono qualificate al girone finale. Il girone finale si svolge con 16 o 18 squadre e si va in una località, di solito si chiama Kunming, dove io ho effettuato lo scorso anno la FA Cup. E in poche parole lì poi ti giochi il titolo di campione della Cina. Volevo in pratica informarvi su questa situazione e sull'organizzazione del campionato cinese. Alla prossima, ciao, Marco Nappi. Grazie mister Nappi per le spiegazioni dettagliate. Ci vediamo alla prossima volta.